Amiche e amici di Neve Italia, buonasera e ben ritrovati a Ghiaccio Verde, la rubrica a cura di Neve Italia, curata dalla redazione che ha da un po' di tempo vi racconta le vicende riguardanti la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile. Un weekend di gare che si è sviluppato al maschile ad Aspen, quindi negli Stati Uniti, mentre le ragazze erano impegnate in Europa, o meglio in Scandinavia, a Kitzbühel. Per quanto riguarda i colori azzurri, sono arrivate importanti soddisfazioni, due podi, ma soprattutto la certezza aritmetica della conquista della quarta Coppa del Mondo di specialità, discesa libera, ovviamente di Sofia Goggia, ma anche una Curtoni che ci fa sognare una gara dalla fine in testa nella classifica di super gigante. Verdetti che sono arrivati anche ad Aspen in campo maschile, con Kidde e Odermatt che si sono portati a casa rispettivamente la Coppa del Mondo di discesa e quella di Super G, e poi la grandissima Michaela Schifrin che ha conquistato aritmeticamente con sei gare d'anticipo, meglio sette, visto che ha conquistata di sabato la Coppa del Mondo generale. Ci sono quindi questi tanti temi da approfondire quest'oggi, in questi ultimi weekend di questa lunghissima stagione che ha avuto ovviamente nei campionati del mondo il suo apice. Se volete ovviamente conversare con noi in diretta, vi invitiamo a scrivere qui sotto sulla pagina Neve Italia YouTube, Twitch e anche Facebook e cercheremo di rispondervi in diretta. Ovviamente non c'è ghiaccio verde senza Paolo De Chiesa. Buonasera Paolo. Ale, ciao, buonasera a tutti. Ciao Paolo. Allora, è stato un weekend esaltante per i colori italiani. Sono arrivati due podi, ma soprattutto, ancora una volta, Sofia Goggia si è sempre di più entrata nella leggenda della discesa libera, ha conquistato per la quarta volta la Coppa del Mondo di specialità. È mancata la vittoria, è arrivato un secondo posto, poi c'è stato un Super G abbastanza farsa di cui ne parleremo, altrimenti avremmo potuto parlare di un'altra vittoria. Quindi una Goggia che si conferma, ha mancato l'appuntamento con i mondiali, però nel computo della stagione è stata l'atleta da battere. Fantastica Sofia Goggia, stagione pazzesca, disturbata tra virgolette da qualche caduta di troppo, aggiungo io, e da un infortunio alla mano, invece senza cadere, quello di Semmoritz, come ricorderete, appoggiò la mano nella parte alta, sembrava niente, invece un male porco perché si guardò la mano, proprio l'ho fatto vedere allo slow motion a rallenti, si è guardata la mano, ha detto c'è ancora sta mano dalla botta che ha preso. E vabbè, allora, Goggia quest'anno ha vinto 5 discese, ha fatto 2 secondi posti e una volta è caduta a Cortina. È una stagione paurosa, direi, che porta a casa sua la quarta Coppa del Mondo di discesa. Allora, beh, se parliamo di record, eccetera, pensate che la FON ne ha vinte 8 di Coppa del Mondo di discesa. Poi la Preul, che adesso è inseguita in quanto a coppe generali dalla Schifrin, perché ha vinto 6 coppe generali, ma ne ha vinte 7 in discesa. La grandissima campionessa austriaca, Anne-Marie Preul, come la chiamo io, perché il marito Moser non c'entra un tubo, come la Gute, come Gute non Berami, cosa c'entra il marito. Quindi la Preul vinse 7 coppe di discesa. E adesso è 5, ecco, 5 la Göcel, l'altra austriaca Renate Göcel, regina di Cortina, non so quante volte ha vinto Cortina, ne ha vinte 5. Comunque è nel gotha, ecco, è nel gotha Sofia Goggia, se l'è portata a casa matematicamente, diciamo, perché nell'ultima penultima gara aveva 179 punti di vantaggio sulla Stukes, quindi le bastava poco per, diciamo, la sicurezza matematica. Ha fatto una bellissima gara in discesa, è arrivata seconda a 29 centesimi, controllando, gestendo molto bene la situazione, soprattutto nel muro finale, in cima, lassù. Ci sono a Kitzbühel, conoscete bene la discesa, no? Dove corrono sempre gli uomini, c'è un primo muretto con una curva bellissima verso destra,
una S che poi porta al secondo balzo nel vuoto, e lì è veramente ripido perché si va al 64%, è una velocità folle. E allora, intanto la Goggia il giorno prima lì era uscita rischiando parecchio un supergigante, perché si era imbarcata proprio sul dente, aveva sbagliato la traiettoria d'ingresso in Super G, aveva 16 centesimi di vantaggio, quindi stava andando veramente molto forte. Avrebbe potuto battere sicuramente la Utrell e la Curtoni perché era lì, se la giocava, era davanti comunque. Invece è arrivata senza direzione e quando ha cercato di chiudere la traiettoria, perché si è resa conto in Super G di essere lunga, e le è mancato praticamente il terreno sotto il piede destro e quindi ha perso l'equilibrio e per fortuna ha sbagliato di tanto la porta sottostante, perché se no, conoscendola, le sarebbe potuto passare anche per la mente di entrare, di cercare di entrare. Non so se vi ricordate nel 2008 cosa successe lì a Lanzinger, l'austriaco che in quella porta però a 130 all'ora, il supergigante, inforcò il palo e gli fu amputata la gamba sinistra amputata dal ginocchio in giù, un incidente gravissimo. Quindi lì ho tremato per la Goggia. Secondo giorno invece appunto in discesa doveva arrivare giù, fare i suoi punti, fare la sua bella gara e ce l'ha fatta. Ha trovato soltanto davanti ai suoi sci quelli della Lie, la norvegese, che però ha reso tutti felici nel mondo nostro dello sci, perché la Lie 3 anni fa a San Pellegrino, quando si distrusse la gamba finendo contro le reti, beh, insomma, quell'urlo drammatico ce l'abbiamo ancora nell'orecchio, squarciò l'etere in televisione, in diretta, una cosa terribile. Quindi, dopo questo calvario, perché è stato un incidente gravissimo, è tornata sempre meglio, intanto ha fatto medaglia anche ai mondiali e adesso ha vinto addirittura davanti a Goggia. Goggia, giusto per ricordare quello che ha fatto quest'inverno, è partita subito a Lake Louise con queste due vittorie, questa doppietta a Lake Louise. Poi ha vinto la discesa di St. Moritz, ma la seconda, perché nella prima cosa ha fatto? L'incidente della mano di cui parlavo prima, e cosa ha fatto il pomeriggio? È andata giù a Milano, non in elicottero, in macchina, è stata operata in anestesia totale, due placche, 9 viti, è tornata sulla sera e il giorno dopo ha vinto la discesa. Questa è la Goggia. Poi cos'è che ha vinto? Ha vinto a Cortina la prima discesa, la seconda è caduta, ma senza farsi male. E poi ha vinto a Cran, quindi ha vinto 5 discese, ha vinto 5 discese con 2 secondi posti e una caduta, appunto quella di Cortina. L'unico neo per lei è stato il mondiale, dove ricorderete era la grande favorita, ma quel giorno qualcosa non ha funzionato alla perfezione. Tant'è che era sotto di 6 centesimi sull'ultimo muro e quindi ballavano questi 6 centesimi in positivo per andare ad agganciare la Fleury che ha vinto il mondiale. E in negativo ne ballavano 7, perché con 7 centesimi in più sarebbe stata fuori dal podio in quella classifica fortissima. Poteva arrivare quarta, come terza, seconda, ma anche prima. E vabbè, il mondiale è la gara di un giorno, è andata così. Per il resto, la continuità di questa Goggia dei miracoli, che ha fatto quello che ha fatto. Quindi veramente complimenti a Sofia. E Paolo, quindi Goggia che si è portata a casa questa coppetta di specialità, ma c'è un'altra azzurra che può puntare a vincere una coppetta di specialità. Parliamo ovviamente di Elena Curtoni, che è stata bravissima nel primo Super G, si è piazzata seconda, un solo centesimo dalla Hütter, e poi nel secondo Super G, è vero, non è finita tra le prime 10, però è stata davanti alle rispettive, alle rivali più dirette, quindi è una gara dalla fine. C'ha un po' di margine per portare a casa questa importante coppa di specialità. Sì, allora, la Curtoni è in testa alla Coppa del Mondo di Supergigante con questi 332 punti. Sono tutte racchiuse veramente in un fazzoletto di punti, perché la seconda è la Gut che ne ha 19 di distacco, poi c'è la Utter che ne ha qualcuno in più, insomma da 332 si va ai 306 della Mowinckel, che è quarta, un po' più staccata Federica Brignone, che però ne ha 44, perché Federica non ha fatto una buona gara nel secondo supergigante, al di là di quello che è successo, gara farsa, poi ne parleremo un attimo, però non ha sciato bene Federica, ha
fatto due o tre curve completamente sdraiata sulla neve, cominciando in quella curva verso destra, la parte centrale dove l'abbiamo vista fuori, e quindi non era lei, era un po' in equilibrio precario, un po' instabile, non era la solita Federica, lei che aveva fatto invece molto bene nelle due gare precedenti perché era arrivata quinta nel super gigante e settima in discesa su una pista per velociste, quindi è stata lì veramente molto brava. Quindi la Curtoni, allora, primo super gigante, è arrivata seconda un centesimo, come dicevi, dalla Utter, e ha perso dove questa gara nel finale? Perché era davanti alla Utter di alcuni centesimi, più di 10, e poi però ha perso per eccesso di zelo, perché è stata troppo brava, secondo me, dove ha sbagliato la Goggia l'ingresso sull'ultimo muro. Lei è stata perfetta, dove la Goggia la spava in aria cercando di rimettere gli sci al suolo. La Curtoni è arrivata come un missile, ha assorbito col taglio giusto su quel dosso, gettandosi nel baratro, con una traiettoria fantastica, quindi subito in posizione, ha messo subito giù gli appiccicati alla neve, e quindi quando salti poco fai molta più velocità, perché quando sei in aria velocità non ne fai, ma quando sei appiccicata al terreno con gli sci, lì la fai. Quindi è arrivata giù nel buco a una velocità pazzesca. E è chiaro che l'ultima curva verso destra di missione nel tratto conclusivo di scorrimento di 300-400 metri, che di solito è l'ago della bilancia delle gare maschili e anche femminili, in questo caso l'abbiamo visto, sia per il super G sia per la discesa, ecco, così veloce, ha dovuto calcare tanto su quello sci sinistro per rientrare, un piccolo attrito, diciamo che lì ha perso proprio la velocità. Alla quale invece è arrivata in questo tratto di scorrimento per scivolatrici, dove contano anche i materiali, la Utter, che è riuscita a sopravanzarla. Terza la Gut, in una classifica cortissima, perché ricordo 12 centesimi, la Schifrin in quarta, anche lei molto brava, a 16, 15 o 16 centesimi. È stata una bellissima gara, questa qua, del primo super gigante. Poi della discesa abbiamo parlato, invece il secondo super gigante. Allora, il primo è stato tracciato da Marco Viale, italiano che allena le francesi. Tra l'altro, la Miradolì, la sua atleta, che era caduta a Crans inforcando a 100 all'ora e ci ha fatto tremare, non si era fatta male là, si è fatta male invece in prova qui, un brutto infortunio al solito ginocchio, è già il secondo che si fa, crociato anteriore, quindi è tornata a casa. Come è tornata a casa la nostra povera Marta Bassino con questa tragedia familiare, che ha colpito suo fratello e tutta la famiglia, è mancata la moglie di suo fratello, quindi Marta, alla quale mandiamo un enorme bacio, un grandissimo abbraccio, è dovuta rientrare campionessa del mondo di Super G, non c'era. In questo Super G, allora, abbiamo visto un Super G a tre facce. Prima è partita la Fleury, che ha fatto un grandissimo errore sotto, perché era più veloce questo tracciato dagli americani rispetto al primo, però sotto girava di più, ha fatto 2 o 3 secondi in più. Perché sotto girava tanto e quindi perdevi velocità in quel tratto finale, dove vi ho spiegato come ha perso la Curtoni. C'era una lunga che portava verso destra dopo il muro, e quella dopo ha sorpreso un po' le prime scendere, vedi Fleury, ma anche l'austriaca, la Schwedhofer, che è scesa subito dopo, ha sbagliato ancora di più, e poi le altre invece no. Però lì c'era pista, la pista era veloce, infatti la Fleury, nonostante questo svarione, su questo dosso, poi c'era questa lunga, poi la curva a sinistra su questo dossetto che prendevi al contrario rispetto a 2 giorni prima. Beh, lì è stata colta un po' di sorpresa, ha avuto uno scarto, l'ha assorbito male, si è piantata e ha perso tantissimo sotto, tant'è che tutte recuperavano poi, nonostante appunto, nonostante questo errore, era ancora molto buona proprio perché la pista, quando è scesa lei, era veloce. Poi è caduta, cosa è successo? È caduta la Robinson, si è sfondato le reti in cima al muro, un quarto d'ora di stop, le condizioni hanno cominciato a cambiare. Poi sono ricambiate di nuovo, ma enormemente, perché la Goggia a un certo punto col 16 ha fatto una gara pazzesca, arriva giù prima, e abbiamo detto, eccola qua la Goggia, quest'anno due quinti posti super giganti, alcuni li ha saltati con tutti i suoi problemi, eccetera. Quindi ha fatto una gara fantastica. Si pensava vincesse, invece, tac, arriva il sole e è cambiato tutto. Quindi, quelle dietro, dopo il 25, il 26, ciao! E ha vinto la Ortlieb, che ha fatto medaglia anche ai mondiali in discesa, a dire la verità. Quest'anno, seconda dopo la Fleury, e davanti alla Venier, che quest'anno ha fatto un settimo, ottavo posto. Quindi, vabbè. Si è inventata questa gara, e terza la Grish, che è slalomista gigantista, anche questa, cioè la Carniel, per quanto riguarda la velocità, è arrivata terza, quarta la Goggia, e questo la dice lunga, diciamo,
diciamo, sulla regolarità dal punto di vista sportivo, poi dal punto di vista dell'effettuazione della gara, nessun problema perché la visibilità c'era, tutto a posto. Però è una gara un po' farsa, nel senso che questo, vabbè, è uno sport outdoor, può capitare che cambino le condizioni della neve, della visibilità, eccetera, e bisogna anche accettarlo. Però, diciamo, in termini tecnici vale veramente poco questa gara qua. Cioè, per me vale aver visto sciare certi atlete a parità di condizioni in un certo modo piuttosto che in un altro. Questo sì, nella mia testa queste cose ci sono. Curtoni 12esima, però non ha fatto una buonissima gara a Curtoni, però è rimasta davanti alle sue dirette inseguitrici, 14esima la Hutter, che è terza nella classifica di Coppa di Specialità, 20esima la Gut, 15esima o 16esima la Mowinckel, e quindi se le è tenute dietro e ha incrementato, seppur di poco, ha incrementato il suo vantaggio in questa classifica. Se a Soldeo, fra 10 giorni, settimana prossima, dovesse saltare super gigante per avverse condizioni meteo, questa è la classifica. Per questo questa gara era molto molto importante. Poi non succederà, per carità, ma se ti arriva una perturbazione e le gare veloci non riesci a farle, è già successo alle finali, beh, la classifica rimane quella della gara ultima. E quindi è molto importante, era molto importante essere al comando. Poi se la giocheranno e vincerà sicuramente la più brava e la più meritevole. Direi Paolo, aggiungo un particolare. C'è un'analogia, secondo te, di questa tripletta austriaca insperata con quella tripletta del 2000 che ha visto gli italiani in Val d'Isère fare tripletta con Fattori primo, secondo Ghedina e terzo Roland Fischnaller? E quella, cioè, mi ricordo esattamente i miei amici sul podio, però le condizioni, i cambiamenti meteo, quelli non me le ricordo sinceramente. Non mi ricordo più se c'era stato un vantaggio per quando partivano loro, cioè, sinceramente no. Io mi ricordo, ecco, vedi, per esempio dopo 20 anni io mi ricordo quella classifica, applaudo tutti e tre, poi magari è successa la stessa cosa di ieri, cioè sono cambiate le condizioni meteo e sono stati avvantaggiati, ma mi piace pensare che non sia stato così per i miei amici azzurri. Beh, direi di passare ai maschietti, dovevano essere tre le gare ad Aspen, secondo me Però partirei. scusa, Vai. Ah, prima no, chiudiamo con la Schifrin, perché giusto. già mi hanno sbagliato l'altro giorno quando ho parlato, avevo celebrato la Goggia, ma niente sulla Schifrin. Sì, ma per me era scontata 2 mesi fa, io 2 mesi fa ho detto la Coppa possiamo dargliela, non so se vi ricordate, in TV più volte ho detto, ma perché non date subito la Coppa generale? Perché tanto non l'avrebbe battuta nessuna, aveva un ruolino di marcia spaventoso, adesso ha vinto 11 gare fino qua, con tutti gli altri podi che si è fatta, giustamente è arrivata anche la matematica, ma Coppa l'aveva già vinta, no, nessuno poteva batterla da 1 mese e mezzo, con la Schifrin. Però giustamente va ricordato che la Schifrin va a quota 5 Coppe del Mondo, nello sci femminile soltanto la famosa Pröll ha fatto meglio della Schifrin con 6 vittorie in Coppa del Mondo. Per quanto riguarda, dato che adesso mischiamo i record con Stemmer, mica Stemmer, eccetera, Coppa del Mondo maschile ha raggiunto Margi Raldelli, l'unico ad aver vinto 5 Coppe del Mondo, battuto solo da Hirsi che ne ha 28, perché poi dietro Girardelli in campo maschile chi c'erano? C'era Gustavo Töni, Hermann Mayer e Zurbriggen che hanno vinto 4 Coppe del Mondo. Lei li ha già superati. Quindi questa è la Schifrin che tra l'altro qui è andata bene perché ha fatto nella discesa dove ha vinto la lì seconda la Goggia ha fatto quinta. Nel super gigante, primo super G è arrivata quarta, ma a 16 centesimi dalla vittoria, a 4 centesimi dalla Gut, quindi ha fatto sicuramente 2 belle gare. Poi, sinceramente, non mi ricordo cosa ha fatto in questa gara farsa qui della settima, in questa gara, dove è arrivata quarta, nel secondo super gigante, ha comunque fatto bene. Quindi ha fatto sicuramente un ottimo weekend. Scusa, ma No, ci voleva. tranquillo. Parlando proprio di condizioni limite, si doveva gareggiare negli Stati Uniti per 3 volte e si è gareggiato solo due. In realtà c'è stata un primo Super G è stato fatto. Ovviamente le condizioni non erano proprio ottimali ed è stato cancellato, Paolo. Secondo te la FIS poteva pensarci prima, senza far scendere tutti questi atleti con condizioni? Allora, vado un po' controcorrente. È stata una gara, e me l'hanno detto anche degli atleti che erano in partenza,
È stata una gara irregolare dal punto di vista sportivo, perché allora a un certo punto è cominciato a nevicare. Poi, a parte che quella discesa lì è una discesa, insomma, che c'è il tempo che trova, perché a parte le curve, diciamo, degli ultimi 40 secondi, che erano belle, difficili, non c'era salti, però c'erano i primi 50 secondi di piano, 50 secondi di scorrimento puro. Sì, c'era una curva verso sinistra con due dorsetti, però erano 50 secondi, quelli di scorrimento iniziali. Allora, cos'è successo? Ha cominciato a nevicare, è diventata pece, la neve, e il numero 20 prendeva quelli che scendevano col 20, e in testa c'era questo Seierstedt, che tra l'altro poi ci ha provato anche nella seconda discesa, e in Super G ha fatto vedere delle cose pazzesche. Seierstedt, veramente mi dispiace che non abbia vinto questa gara, però a un certo punto gara annullata, capita. Lui però l'ha fatto soffrire, perché bastava, allora la regola è che devono scendere, perché sia valida, la metà dei concorrenti in partenza più uno. Penso che ne mancassero ancora tre o quattro quando hanno interrotto dopo i Nerofer, dopo il 22 mi pare, e la gara era sua. Però cosa è successo? Questa pece ha rallentato talmente il manto che lassù non andavano veramente più avanti, erano inchiodati, prendevano 5 secondi, cioè una discesa ridicola di 1 minuto e 30, prendevano 5 secondi, 4-5 secondi, capisci che è una gara allucinante. Però le gare non si interrompono perché diventa svantaggioso partire dopo, quando, o prima, se cambiano le condizioni meteo. Si interrompe se mancano le condizioni di sicurezza. Attenzione. Le condizioni di sicurezza, eravamo là, perché sì, c'era foschia, però non tale da impedire agli atleti di scendere. E allora, cosa è successo? In partenza c'è stato Murisier con Bosca e altri atleti che hanno detto: qua basta, qui decidiamo noi, oggi non si scende più. Un po' di nebbia, un po' di foschia, la pista che ti penalizzava di 5 secondi. E hanno deciso così, e la FIS poi invece ha detto, per motivi di visibilità, di sicurezza, eccetera, eccetera. Ma in realtà sono stati gli atleti che a un certo punto si sono rifiutati. Comunque, archiviata questa cosa della prima discesa, la seconda discesa, vabbè, ha premiato Kilde, che è stato il mattatore quest'anno, che ne ha vinte, mi pare, 6, non mi ricordo, ne ha vinte talmente tante. E ha vinto anche qua, e giustamente si è portato a casa questa coppa fantastica. Ha vinto davanti a Crawford e davanti a Odermatt. Ecco, Odermatt, per esempio, nella parte iniziale, sapete quanto ha preso Odermatt nei primi 50 secondi di gara? Odermatt ha preso 7 decimi, 7 decimi, e è arrivato giù a 62-63 centesimi. Vuol dire che, cioè, le curve le ha fatte alla Odermatt, le ha fatte al pari di Kilde. Kilde però, che devo dire, ha fatto qualcosa di fantastico, perché ha fatto tutte queste curve veramente in conduzione, diluendo, diciamo, il vincolo a seconda della consistenza del manto nevoso, che era molto delicato, sono quelle nevi americane un po' strane, e del raggio di curva, perché a un certo punto arrivava in queste curve velocissime. Queste erano belle, devo dire, la parte finale già rendere merito, diciamo, almeno a questa parte di 40 secondi di pista dopo il piano iniziale, veramente molto molto bella, con queste curve velocissime e veramente difficili. Vabbè, lì Kilde è stato fantastico, al pari di Odermatt, che gli ha recuperato, che praticamente non ha recuperato, perché ha sciato alla pari, però aveva questi 7 decimi che gli hanno pesato tanto sul gommone, e comunque è arrivato terzo. Mentre per quanto riguarda i nostri, in quella discesa lì, beh, sono stati bravi, devo dire, Schieder ancora una volta, e anche Paris è stato bravo. Cioè, guardiamo l'ordine di marcia di quest'anno, mi pare, 3 anni fa, avessi detto bravo Paris settimo, mi sentiva, veniva qua, mi dava una testata col suo casco, no? Però adesso sono cambiati i parametri, e quindi anche i parametri di, non giudizio, perché non mi permetto di giudicare, ma di commentare, no? Quindi è stato sicuramente bravo Paris. È chiaro che in curva, vedi questi primi che tirano queste curve, questi archi a 120 all'ora su questo taglio, sullo spigolo, perfetti come dei compassi, e vedi magari il nostro Paris che è ancora, è lì. Ha preso poco, perché comunque hanno preso tanto lui e Schieder. Schieder, tra l'altro, ha preso anche un bel rimbalzo a metà, e quindi è stato anche bravo ad assorbire poi le conseguenze di quel rimbalzo, a queste velocità folli di queste curve. Mentre
cosa volevo dire? Casse, ecco, Casse che era atteso, è andato un po' giù, diciamo, dai mondiali in avanti. Dopo questa stagione bellissima con due podi in discesa, un podio in Super G e un quarto posto a Kitzbühel in discesa, 4 centesimi dal podio, poi non è più stato lui perché qua mi sembra che sia arrivato 16esimo. Peccato per Marsaglia che non ce l'ha fatta, è arrivato mi sembra 29esimo, però è andato bene in Super G che è arrivato 20esimo, non è riuscito insomma a qualificarsi per la finale, quindi queste sono state le ultime gare della sua carriera perché ha deciso di ritirarsi. E quindi salutiamo il grande Matteo, persona simpaticissima, neoconsigliere della federazione, magari intraprenderà la carriera politica sportiva nell'ambito proprio della fisica, chi lo sa. Questo è quanto. Beh, passerei un attimo al supergigante, questo supergigante vinto da Odermatt. Anche qui nella parte, allora, ovviamente rispetto alla discesa si partiva sotto, però nei primi 18 secondi di scorrimento anche in Super G, Odermatt pensava che prendeva 5 decimi in questi 18 secondi, quasi 5 decimi, da Kilde e 3 da questo Sander tedesco, che è già stato campione, vice campione del mondo a Cortina nel 2021 e che adesso è tornato con questa bellissima gara, a 5 centesimi da Odermatt. È stata una gara fantastica. Odermatt si è esibito in qualche cambio al fulmicotone, ma veramente impressionante, perché ha preso anche un rimbalzo forte nel cambio, è stato un po' violento, ha subito questo rimbalzo, quindi è stato sparato in aria, ma in un attimo era di nuovo giù sullo sci, in conduzione, attacco curva successiva a 120 all'ora. È stato veramente fantastico vederlo sciare in questa seconda parte del Super G, dopo questa. Diciamo, dopo questo svantaggio iniziale, recuperato proprio, devo dire, alla Odermatt. Terzo Kilde, che ha fatto una bellissima gara anche lui. E poi boh, i nostri male, perché il primo italiano è 19esimo, forse Casse, adesso non mi ricordo, anche Casse, questo. 19esimo, sì, 19esimo Casse, 20esimo Marsaglia. E 20esimo Marsaglia, che per lui invece è 20esimo posto in Super G, visto che non è tanto più super gigantista, lui che è sempre stato super gigantista, è arrivato anche terzo in una Coppa del Mondo e ha vinto anche una gara di Coppa del Mondo di Super G Marsaglia a Beaver Creek tanti anni fa, adesso è più discesista, però ha fatto un buon Super G. Poi alle finali adesso andiamo a vedere, ma mi sa che non c'è solo Marsaglia, non c'è Neurofer, perché bisogna qualificarsi nei primi 25 della specialità, più chi ha fatto i 500 punti in generale e i campioni del mondo junior. Quindi, e anche se mancasse uno per infortunio, perché adesso per esempio la Mirandoli si è fatta male, non si scala. Se sono 25 uno si fa male, sono 24 e corrono in 24. Questa è la regola delle finali da tanti anni. Boh, direi che ho parlato abbastanza di tante cose, avrò saltato sicuramente qualcosa perché con tutti questi appuntamenti il mio cervello scoppia. No, no, beh, Paolo, l'altra domanda che ti faccio, vedendo un po' le condizioni, della pista di Aspen, forse la FIS, ancora una volta ha sbagliato ad affrontare questa trasferta nordamericana. Per me ha sbagliato non poco, proprio, ha sbagliato come la Goggia la porta in Super G di tanto. Ce l'ha sbagliata di tanto. Questa scelta di andare 2 volte in America, quei tempi che corrono, tutto quello che, insomma, quello che sappiamo, eccetera, eccetera. Poi, peraltro, non è che siamo andati a Kitzbühel, siamo andati a correre prima a Palisades Scovalli, faccio prima dire Scovalli come sempre è stata chiamata la stazione che ospitò nel 60 alle Olimpiadi, Palisades Tao per la precisione. Vabbè, a me sono piaciute anche quelle gare, è piaciuto soprattutto Gigante, Rosarno, sinceramente, facciamolo da qualsiasi parte sugli Appennini che è uguale, senza nulla togliere Appennini, però voglio dire, non è Wengen, non è Kitzbühel, cioè, o Campiglio, o Schladming. E poi invece queste gare qua di Aspen, questa discesa, sinceramente, 1 minuto e 30, 50 secondi di scorrimento, sono 40 secondi di gara, vera. Aggiungiamo quella curva sul piano, con la doppia gobba, dove qualcuno ha sbagliato. Sì, però. Vabbè, però in questa fissa attuale c'è anche tanta Italia, no? C'è il vicepresidente che è il presidente della federazione, c'è il presidente dell'Alpine Ski Committee, che è l'ex direttore sportivo, quello diciamo di Pechino per intenderci, caso Marsaglia. Quindi, boh, vediamo se prossimamente prenderanno decisioni un po' più consone alle esigenze del momento, del periodo, insomma. Certo. Veniamo un po' alle domande dei nostri amici a casa. Umberto Musatti chiede:
Una domanda riguardo i materiali di Odermatt. Sono veramente ottimi rispetto a quelli di Hirscher? Allora, gli stoccli di Odermatt sono sicuramente il top, perché per sciare come scia Odermatt deve avere dei materiali eccellenti. Io so che usa materiali molto duri, sci molto putrelle, diciamo, un po' alla Bodemüller. Sì, e quindi anche se ve li presta vi sconsiglio di provarli perché non fate neanche una curva, ecco, giusto per intenderci. Beh, quelli di Hirscher, questi bandiera adesso, ha fatto un miracolo Hirscher, perché sono sci nuovi, che non esistevano, mai fatto, cioè non esistevano proprio, non è che non facessero Coppa del Mondo, no? Non esisteva proprio come materiale, non c'erano. Quindi sono stati creati quest'anno, sono andati in Coppa del Mondo con Christophers e hanno fatto tutto quello che abbiamo visto, quindi è stato diciamo, un miracolo tecnologico quello che ha fatto Hirscher con tutto questo staff Red Bull dietro, pieno di soldi, perché ovviamente per fare quello che ha fatto Hirscher e suo padre nell'inventarsi questo sci, beh, ci vuole un cambio rimorchio dietro che ti porti in giro, poco da fare. Certo, altra domanda, questa volta in ambito femminile, dice Nicolò Zanolli, facendo tre specialità, come ha dichiarato Sofia, c'è qualche possibilità di vincere il coppone? Lui dice, vedendo questa Schifrin, io credo di no. Aggiungiamoci che nelle prossime gare Goggia pare che ritorni in Svezia a gareggiare in gigante. Sì, allora, sgombriamo il campo da qualsiasi, diciamo, volo pindarico. Non facciamoci nessun, non soverchie illusioni, nessuna illusione. Cioè, finché c'è questa Schifrin in giro, ma non la può battere nessuno, ma nessuno. Togliamoci dalla testa, la coppa è già sua. Poi, se si fa male, cade, succede qualcosa, quello è un altro discorso, per carità, ma se la Schifrin sia così, ma chi è che la batte? Ma anche se sia un bel po' meno di così. Ha vinto 11 gare fino adesso, cioè non esiste. È imbattibile. Poi, se la Goggia torna a fare super gigante come ha sempre fatto, e quindi torna a essere più o meno vincente anche quella specialità, il gigante, ci metto tanti punti di domanda, perché il gigante è chiaro che ha perso il treno. Era arrivata anche sul podio in passato, 2 anni fa, poi era prima di farsi male l'anno di Pechino, l'altro anno era nelle 10, sì, posso lì, intorno alla 10a posizione, faceva qualche piazzamento bello, importante, ma non era assolutamente vincente. Adesso il treno direi che è proprio già partito, è strapartito. Quindi andare a prendere quel treno lì per tornare competitiva, perché non penso che la Goggia interessi arrivare 25esima gigante, cosa gliene frega, o 20esima. La Goggia se fa gigante vuol tornare forte. E tanto le fa bene sicuramente per le sue discipline, discese super G, perché il gigante, lo dico sempre, è la matrice di tutto. Quindi se non lo fa in gara, ma comunque devi fare un allenamento. Tanto meglio se deciderà di provarci di nuovo e quindi riagganciare questa terza specialità. Però è tutto in divenire, è tutto così nebuloso come programma, pensando ad un'eventuale lotta per la Coppa del Mondo Generale. Coppa del Mondo Generale, finché c'è la Schifrin, non pensiamoci neanche, nessuno al mondo lo può fare. Giusto Lavlova, quando a un certo punto si era esibita anche, adesso quest'anno non ha fatto neanche più le gare veloci, assolutamente Lavlova, ne ha fatta una, mi pare, due. Chi è che ha chance? Lì le ha avute perché la Schifrin, comunque anche l'anno di Federica Brignone, è stata fantastica Federica quando ha vinto la Coppa del Mondo. La Schifrin però cosa è successo? È successo quella cosa del padre, lei da gennaio è andata via, è tornata in America, non c'era più. Però se c'è lei, parliamoci chiaro, non ha provato nessuno. Se c'è lei che sia così, finché sia a questi livelli, zero, zero possibilità. Sì, sicuramente il secondo o terzo posto, però lo sci lo sappiamo com'è, purtroppo. È molto pericoloso, tutto può succedere, quindi anche la Schifrin non è, anche lei non è in un involucro di cristallo. Poi è brava, è pazzesca, perché ci vuole anche tanta tanta bravura a rischiare poco come fa lei, perché lei non rischia come la Goggia, lei è molto molto sicura sullo sci. Però sai, basta uno scarto una volta, la spigolata sbagliata al momento sbagliato, cioè il ginocchio parte anche alla Schifrin, quindi Certo. non si sa, non si possono fare previsioni in questo senso.
Invece Paolo, comunicazione di servizio, sono preoccupati per il fuoco della tua stufa, perché pare che si sia spento. Prova a vedere. No, è una bella brace. Quindi riparte facilmente. Ok. Non Allora. ci credo, guardate. Quasi spento. Vabbè. Altra domanda, tornando seri, ci chiedono sulla stagione di Dominic Paris, cosa ne pensi? Sta cominciando a sentire gli anni? Quest'anno diciamo che c'è stato un tonfo, no? Perché allora la carriera di Paris è stata straordinaria. Paris è stato un campione per me assoluto, cioè inimmaginabile quello che ha fatto Paris, no? Quello che ha fatto lui sulle piste più belle del mondo. Borg ha vinto 6 volte, Kitzbühel 3 più Super G 4, cioè di cosa stiamo parlando? Un fenomeno. Si divide in due parti la sua carriera, pre-incidente e post-incidente. Quando lui ha vinto, allora, Paris, prima di farsi male, ricordiamoci che ha vinto i campionati del mondo di Super G nel 2019 a Ore, campione del mondo di Super G, e ha vinto la Coppa del Mondo di Super G. Adesso in Super G, sì, è arrivato secondo a Cortina, però parliamoci chiaro, fatica, no? Cortina è una gara sui generis, sono caduti in 15, una gara normale. Quel giorno lì non arrivava sul podio Paris, però sicuramente faceva una buona gara. E poi dopo l'incidente è tornato anche a vincere, è tornato a vincere a Bormio, ha vinto anche a Garmisch. Quest'anno invece c'è stato, diciamo, ha vissuto una fase di declino tecnico barra fisico, pongo dei punti di domanda, cioè scia male perché fisicamente è calato? Non mi pare però. Mi pare che ci sia stata un'evoluzione tecnica proprio nella fase di curva, con certi raggi di curva, no? Lì non riesce a tirare queste curve, non riesce a tirarle come vanno tirate oggi se vuoi vincere e andare sul podio. Cioè, oggi per vincere devi sciare, parliamoci chiaro, alla Odermatt e al Tilde. Cioè, queste sono, diciamo, le traiettorie che fanno quelli che vincono, sono le loro. Se tu non le fai e lo sci in curva a dei piccoli scarti, quando magari chiude tanto e tu invece di tirarla, diciamo come diciamo noi, sul taglio, invece di metterlo sul taglio, lo sci lo tieni in derapata controllata, diciamo così, lo fai sbandare, ecco, perché la derapata controllata può capitare per carità, però diciamo una curva normale, standard, quando lo sci ti sbanda leggermente, anziché stare in conduzione lineare. Non c'è niente da fare, perdi. Perdi. Ormai non ci sono più discese dove ci sono tratti veloci con semicurve. Certo che ci sono, ma poi arrivano le curve, le strozzature in qualsiasi discesa, da Kitzbühel, Bengen, tutte le grandi classiche, Garmisch, arrivano. Se tu non sei bravo lì, non sei bravo come prima lì, non hai più chance di vincere. Non c'è niente da fare perché lì perdi. Non è che puoi dare 2 secondi a tutti sopra perché vanno tutti come missile. Anche se sei bravo e dai 3 decimi, però in quelle 3-4 curve ne perdi 7-8. Il podio è già andato, capito? È solo questo. Vediamo quest'anno cosa farà, preparazione, eccetera. Vediamo, perché comunque dei segnali di ripresa ci sono stati. È chiaro che inizio stagione arrivava anche il 40esimo in Val Gardena, adesso arriva settimo, ottavo, quinto, abbiamo visto in discesa, eccetera. Quindi le cose stanno cambiando. Non è ancora il Paris che ci piacerebbe vedere, questo è chiaro, ovvio, da tifosi, eh. Certo, a proposito di azzurri che sono in difficoltà, Stefano Leotta dice: come si può spiegare questa crisi clamorosa delle sorelle De Lago? Sono ancora giovani, non si allenano bene? Questione di testa? Mi dispiace tanto per loro. Io assisto un po' attonito e molto dispiaciuto a questa involuzione delle sorelle. No, non so rispondere, non so rispondere perché non conosco la situazione. Io posso dire quello che vedo, ma sicuramente anche lui, come si chiama Stefano? Sì, anche Stefano vede quello che vedo io, cioè siano con enormi difficoltà. Soprattutto Nadia quest'anno, eh? Quest'anno Nadia è andata proprio giù, lei che l'altro anno è stata medaglia di bronzo alle Olimpiadi in discesa, eh?
Accidenti, sì, certo, è stato un grande esploit, inaspettato, imprevedibile, tutto quello che volete, però intanto l'ha fatta quella medaglia. Adesso non vede neanche le prime 10, ma neanche col binocolo. Non lo so, non so rispondere, non so se è un problema di testa, se è psicologico, sai, ci sono tanti fattori, tante componenti, è inutile parlare a vanvera, non è il mio caso, se non conosci la situazione, non conosci le problematiche, non lo so, non le conosco. Vedo, purtroppo, mi dispiace perché da tifoso degli azzurri e delle azzurre, quando vedo dei campioni o comunque dei bravi sciatori, perché i campioni sono ancora diversi, parliamoci chiaro, io sono stato un buon sciatore, i campioni sono proprio tutta un'altra storia, ecco. Però quando vedi i campioni o comunque i bravi sciatori che scendono di livello dal proprio livello, dispiace, questo è chiaro. Molto. A proposito, Fabio Franceschini, a proposito di grandi campioni, dice: nel futuro non prossimo della Schifrin, potrebbe starci uno spostamento sulle discipline veloci? Ma guarda, Fabio, intanto bisogna vedere cosa, fino a quando avrà voglia di sciare a questi livelli. Si sta divertendo anche tanto, la Schifrin. Quest'anno ha vinto 11 gare, poi 20 mondiali, insomma, una stagione pazzesca di nuovo. È tornata a sciare come qualche anno fa, impressionante, la sua bravura, impressionante. Cioè, non ci sono neanche più aggettivi per commentarla. Dato che lei è già, non è diciamo la slalomista, la gigantista che a un certo punto cala come rendimento per l'età, motivi fisiologici, biologici, eccetera, e allora si può rifugiare o tentare, può tentare di rifugiarsi nelle discipline veloci. Lei non ha bisogno di rifugiarsi da nessuna parte perché lei già in super gigante e in discesa è vincente, punto, a capo, fine. Quindi quando magari verrà meno quella reattività neuromuscolare, eccetera, che ovviamente arriva inesorabilmente con l'età, per lei diciamo che il piano B è già pronto, se ha voglia di continuare, cioè lei può continuare a vincere il super gigante in discesa, eccetera, concentrarsi lì il giorno che magari vedrà che arriverà solo ottava, dodicesima in gigante o in slalom, e quindi non gliene frega niente, ecco. Però io non lo so, io non conosco la Schifrin, non so cosa pensi, come viva, eccetera. Non penso che una campionessa così possa ridursi, no, arrivare a scadere a certi livelli, perché per lei arrivare decima, per me era una festa quando eravamo alle 10, per lei fa schifo, cioè, capito? Quindi ci sono tutti i parametri da tenere in considerazione. Quindi una Schifrin che non vince più, che non va più sul podio, difficilmente la immagino lì a sgomitare e a soffrire sulle piste, non la vedo. Però effettivamente se lo capissi in anticipo, dice, beh, io non ho più voglia, altrimenti cioè, non è che posso fare tutto a una certa età, dovrai anche decidere un po' cosa fare della tua vita, anche dal punto di vista agonistico, magari dice, bene, adesso mi impegno sulla discesa Super G perché mi voglio togliere le soddisfazioni là. Lo può fare benissimo. Domanda questa sui materiali da parte di Michele Serio. Dice: parlando di materiali vittorie, Schifrin, Gogge e Kilde usano gli stessi sci, Atomic. Quindi l'Atomic porta a casa una coppa generale tra di specialità. Cosa ne pensi? Penso che beati loro, bravi. sono contento, sono molto contento per queste aziende che investono tanto, ci mettono un grande impegno. Pensa cosa c'è dietro tutta questa tecnologia, eccetera, eccetera, per rendere così performanti i loro materiali. No, è bello che ci sia anche un po' questa alternanza. L'altro anno, per esempio, la Head, diciamo che era sopra tutti, no? In generale, parlando in generale, quest'anno la Head, per esempio, ha fatto dei passi notevoli in avanti sul ghiaccio in slalom. Abbiamo visto il campo femminile, per esempio, la Holden, abbiamo visto cosa ha fatto. No, è bello anche questa alternanza, no? Ai vertici da parte di queste aziende. Direi che è sano, bello. A proposito, c'è stata la vittoria quest'anno non solo di Van Dier, ma il ritorno della Kestle con la vittoria della Stewarts, no? Quindi almeno si vedono di brand diversi. Ecco, Gli sci di Zurbriggen. infatti, quindi un bel Arma Accord. A proposito, Paolo, siamo ormai a fine stagione, oltre che essere a fine puntata, e quindi Antonio Sini dice: possiamo dire che per gli uomini per gli uomini italiani è stata una stagione disastrosa, o se ne sono state di peggiori?
Ma disastrosa, diciamo che è stata una stagione brutta, ma non per tutti. Perché sai, quando si fa di tutte le erbe un fascio e poi nel calderone finiscono degli atleti che sono stati veramente molto bravi. Quindi io andrei sempre caso, perché lo sci è uno sport individuale, è fatto di atleti singoli. Poi certo a noi piace l'idea della squadra, a partire dalla Valanga Azzurra, cioè, ma non è così, è uno sport individuale. Cioè, in una squadra scadente ci può essere fuori classe. Hirscher, per esempio, ha coperto le magagne di una squadra, intera squadra, per anni, perché c'era lui, poi sono stati periodi che la squadra latitava. Ma, per esempio, Kass, come si fa a dire? Cioè, Kass ha fatto una grande stagione, no? Lui ha mai fatto un podio, quest'anno ne ha fatti tre, alla sua età, superati da un po' i 30 anni, e quindi è stato bravo. Schieder, questo ragazzo che ha avuto diciamo, un momento molto difficile della sua carriera, molto promettente ai mondiali di Cortina, si è fatto male nel 2021, un calvario, perché poi è stato rioperato, eccetera. Adesso questo ginocchio comunque ha dei problemi, non è che sia così guarito. Eppure guardate come va, ha fatto secondo a Kitzbühel, ha fatto queste belle gare ai mondiali, credo che sia arrivato settimo ai mondiali davanti a Paris, è andato bene anche di nuovo qua, cioè è arrivato 13esimo, 12esimo, cioè è molto bravo, ha fatto una bellissima stagione lui, quindi non posso dire che la squadra è stata cioè, disastrosa, perché io faccio dei distinguo della vite, come fai a dire che fa parte di una compagine disastrosa? È disastroso della vite, è giovanissimo, ha fatto una stagione fantastica, è arrivato spesso nei 15, più volte, ha fatto decimo ai mondiali, undicesimo anche nell'ultimo gigante giù, cioè è fantastico. A 22 anni sta andando veramente molto bene e può essere il futuro del gigante italiano. Slalomisti, Sala è andato bene. Sala sicuramente ha fatto una buona stagione con dei top 10. Nell'ultimo slalom poteva anche vincere se non si fosse piantato lì a poche porte dall'arrivo. Sì, poteva fare di più perché il potenziale di Sala è un'altra cosa. Poi è chiaro che ci sono delle prendine, è andato in calo brutale. Ovviamente, perché è arrivato 19esimo, 18esimo come migliori risultati, e vabbè, uno che è arrivato secondo i mondiali e che era pianta quasi stabile nei primi 5-6 del mondo, 7, adesso proprio ha fatto un balzo indietro enorme, ha fatto il gambero. Borsotti, per esempio, a fine carriera, però ha fatto delle belle gare ultimamente, no? È arrivato 11esimo ai mondiali, è arrivato anche lì a ridosso dei 10 nell'ultima gara, andando forte, scendo bene. È chiaro che complessivamente i podi sono stati quelli di Casse. 3, quello di Paris, Wienhaeuser che l'ha fatto i mondiali, aveva fatto un quarto posto in Coppa del Mondo, ma ha fatto il podio ai mondiali, quindi bravo Wienhaeuser, ha realizzato una stagione molto difficile per lui con tutte queste uscite, eccetera, eccetera. Bisogna pescare, diciamo, il buono in un contesto non facile, diciamo così. È chiaro che poi c'è il paragone con la squadra, allora, intanto c'è il paragone con la storia. In automatico ai tifosi paragonare la squadra di oggi con quella con quelle del passato, no? E quindi dici: vabbè, questa squadra qui è scarsa. Ed è ovvio che la gente pensi così, perché i risultati poi arrivano ogni morte di vescovo, e quindi è una squadra scarsa. Questo sì, però poi c'è il paragone, soprattutto quello impietoso con la squadra femminile da alcuni anni, cioè queste che vincono tutto, gli uomini che fanno tanta fatica, non vincono più, eccetera. Paris però diciamo che fino a farsi male, fino a quando non si è fatto male, Paris comunque faceva, cioè c'erano Paris e poi c'era di là la Goggia, la Brignone e poi è arrivata la Bassino, eccetera, ma c'era Paris di qua, accidenti, Paris era un ombrello che copriva tutto, cioè si aspettava la discesa di Paris che vinceva, anche se non ha mai vinto la Coppa del Mondo in discesa, non ha mai vinto il Mondiale, non ha mai vinto le Olimpiadi, però è stato un grandissimo campione. Insomma, la vedo un po' così. Io cerco di medesimarmi nella testa, diciamo, e nelle aspettative di chi accende la televisione e vorrebbe vedere la Valanga Azzurra. La Valanga Azzurra non c'è adesso. Ci sono stati dei periodi con delle grandi squadre in Italia, delle ottime squadre, adesso è un periodo in cui zoppichiamo, certo. Dove però. In questo contesto vanno salvati alcuni elementi, come ho cercato di fare prima, magari ho dimenticato qualcuno adesso al volo. Paolo, ci chiedono in conclusione un paio di pillole di Amarcord, visto che le altre volte le hai sempre sciorinate in fine puntata,
ci chiedono. Beh, hai citato Zurbriggen prima con i Kessler. Non so se vuoi parlare del papà della Orpia. Zurbriggen l'ho visto quest'estate, abbiamo giocato a golf. Beh, Zurbriggen intanto sono rimasto suo amico nonostante mi abbia fatto veramente arrabbiare. Perché allora Zurbriggen, che è stato uno dei pochissimi nella storia dello sci a vincere in tutte le discipline, non nello stesso anno, ma in tutto ha vinto. Anche in slalom, lui che era fortissimo in discesa, gigante, super G, fenomeno mai visto, era come Odermatt, però a differenza di Odermatt, questo qua ha vinto anche due slalom di Coppa del Mondo. E uno purtroppo l'ha vinto davanti a me a Sestriere, con una seconda manche tracciata, non credo dagli svizzeri o dagli svizzeri, adesso non mi ricordo. Mi ricordo molto ampia, era un mini, non mini gigante, ma insomma sai quando c'hai quegli spazi con le maglie che ti portano più verso il gigante come distribuzione dei carichi eccetera, cioè dove vai? E lì ho perso da Zurbriggen, ho perso in slalom, ma adesso scherzo, non è che ero arrabbiato, ogni volta io ero una pipa, quindi quando andavo sul podio, quelle 12 volte sono andato sul podio ero contentissimo, ci mancherebbe. Però non aveva tutto. Quest'estate abbiamo giocato a golf e lì gliel'ho fatta un po' pagare. Probabilmente Zurbriggen, io sono proprio un altro pianeta, io sono uno di handicap, lui sarà 20, quindi ciao, ciao Nina. E va bene, e lì mi sono preso un po' di rivincite con lui, con Stenmark, eccetera. Però di Zurbriggen, ecco, per tornare diciamo a un'impresa epocale, quell'anno quando vinse a Bormio nel 2005, nel mille, cos'era? Mondiale di Bormio. Nell'85? Esatto, 85, 2005 sono stati quelli dove Zurbriggen era già in pensione. Nell'85, ecco, la discesa, prima, diciamo 15 giorni prima, a Kitzbühel, sull'Annenkampfschuss, senza cadere, si era fatto fuori il menisco. Aveva rotto il menisco perché si era schiacciato sulle code, l'Annenkampfschuss, no? Quando dopo la diagonale si salta giù, quando si era giù una compressione a 135 all'ora, lui si era seduto sulle code, si era tirato su senza cadere e si era rotto il menisco. È stato operato, sì certo, non avrà distrutto il ginocchio, però intanto c'è stata un'operazione al menisco leso. 15 giorni dopo a Bormio ha vinto la discesa. E questo è stato uno dei casi, ecco, più incredibili che io ricordi in quanto a recuperi, ecco, fisici. Beh, anche la Goggia non scherza, perché comunque la Goggia l'altro anno ha fatto seconda alle Olimpiadi con una piccola lesione al perone, con questo trauma distorsivo al ginocchio grosso, con una mini lesione al crociato anteriore. Questi sono i referti medici, poi uno può dire una cosa, l'altro l'altra, ma questa è la verità. È stata 20 giorni ferma, è andata alle Olimpiadi, è stato due giorni o tre ed è arrivata a seconda. Insomma. Però adesso Zurbriggen mi ha fatto in mente questa cosa. Bene, allora direi che con questo aneddoto particolare sul grande primo in Zurbriggen diamo appuntamento a lunedì prossimo, ore 19, dove parleremo dei giganti di Kranjskagora, del gigante e dello slalom di Ore in Svezia. Quindi anche i maschietti ritornano in Europa. Speriamo che ci sia neve, perché le condizioni climatiche, almeno dalle mie parti, non sono proprio delle migliori, però ci auguriamo che le gare vengano Beh, saltate. allora venite, ragazzi, venite a sciare in Piemonte perché in Piemonte a Limone è nevicato più di un metro, tutta quella parte lì, Prato Nevoso, eccetera, Sestriere 60 centimetri, quindi da noi per fortuna c'è ancora un'isola felice in quanto a neve e ce la godiamo prima che arrivi sto caldo. È Che così. noi sciatori odiamo. Cioè. Esatto. Dai, quindi appuntamento lunedì. Grazie Paolo e a presto. Ciao. Grazie a voi. Ciao a tutti.